Se una persona soffre di allergia ai cani, non vuol dire che il corpo abbia una risposta immunitaria provocata dall'animale in sé per sé, ma da una serie di allergeni che il suo corpo produce. Le principali sostanze prodotte dai cani e che provocano allergie sono alcune proteine che si trovano nella saliva, la forfora e le ghiandole sebacee che si trovano nel derma. Se soffri di allergia alle proteine della forfora o alla pelle del cane, devi sapere che esistono alcuni cani considerati ipoallergenici, perché il loro pelo tende a produrre meno forfora e altri praticamente non perdono pelo. Tuttavia, il grado di allergia varia da persona a persona e non è dimostrato scientificamente che tutte le razze ipoallergeniche siano adatte a chi soffre di questo problema, anche perché c'è chi è allergico alla saliva dell'animale. Vuoi sapere quali sono le razze adatte a chi ha l'allergia ai cani? Nel video di oggi ti presentiamo 10 razze di cani anallergici, ma non dimenticare che anche gli incroci di queste razze possono fare al caso tuo. Chiamato anche terrier americano senza pelo, l'American Hairless Terrier è uno dei cani più consigliati alle persone che soffrono di allergie ai cani per due motivi: non ha pelo e non produce forfora. Anche se non si tratta di una razza molto popolare, è un cane molto attivo, intelligente e affettuoso. È alto circa 40 cm, ha un corpo scolpito e un aspetto elegante. Grazie alla sua intelligenza, è un cane facile da addestrare, mentre il carattere giocherellone ed energico lo rende un compagno perfetto per giocare, correre e fare sport. Per le persone allergiche ai cani e che vivono in appartamenti piccoli, lo Yorkshire Terrier è perfetto. Dato che quasi non perde pelo, la quantità di allergeni rilasciati è davvero minima. I sintomi dell'allergia non dovrebbero comparire. Tuttavia dovrai prenderti cura del suo pelo e pettinarlo tutti i giorni per evitare che si sporchi e si formino intrecci e nodi. I cani di tipo Bichon fanno parte delle migliori razze di cane per persone allergiche, perché, come lo Yorkshire, non perdono pelo. Anche se diversi cani di questo tipo, come il Bichon Frise o il Maltese, hanno un manto voluminoso, sono compatibili con questo tipo di allergia. Oltre a prenderti cura del pelo, dovrai prestare molta attenzione alla cura degli occhi e alla pulizia delle macchie da lacrimazione. Oltre a essere uno dei cani più popolari per la sua bellezza, facilità a essere addestrato e varietà di dimensioni, lo Schnauzer è anche adatto per le persone allergiche, dato che perde poco pelo. Si tratta di una razza attiva e giocherellona, che va d'accordo sia con gli adulti che con i bambini, e che ha bisogno di stare in compagnia perché tende a soffrire di solitudine. Sia il cane d'acqua spagnolo che il portoghese, o cani come il barboncino, sono ideali per le persone che soffrono di allergie ai cani, perché non perdono pelo quasi per niente. Il manto riccio e compatto, dall'aspetto e consistenza simile alla lana, non tende a staccarsi dal corpo, spargendo gli allergeni in casa. Per evitare che si intrecci, sarà imprescindibile spazzolarlo con una spazzola specifica per questo tipo di pelo. Di origine cinese, lo Shih Tzu è adatto sia per le persone che soffrono di allergia, sia per chi soffre di asma, perché non perdono pelo. Si tratta di una razza molto affettuosa, attiva e intelligente, che ama la compagnia dei padroni e di altre persone. Per mantenere sempre in perfette condizioni il manto, dovrai pettinarlo tutti i giorni e tagliargli il pelo quando necessario. Alcuni tipi di levrieri, come il piccolo levriero italiano o il greyhound, hanno un pelo molto corto, che non ha effetto sulle persone allergiche. Se cerchi un cane piccolo e facile da addestrare, scegli il piccolo levriero italiano, mentre se ami le razze grandi, opta per il greyhound. Entrambi questi cani sono estremamente affettuosi, leali, fedeli e dal carattere nobile. Non lasciarti ingannare dall'apparenza del manto voluminoso, perché il Samoyedo è una delle migliori razze per persone allergiche, dato che il suo pelo quasi non produce forfora, uno degli allergeni principali. Dato che ha due strati di pelo, nei periodi di muta tende a perderne molto, per prepararsi al cambio di temperatura. Se non è un problema per te trovare peli per casa, anche se solo in questo periodo, ti consigliamo di optare per un'altra razza. Se invece non è un problema e ami le razze di grandi dimensioni, affettuose, attive e giocherellone, è un cane ipoallergenico perfetto. Per quanto riguarda i cani di dimensioni medio-grandi, il più grande dei terrier è ideale per persone allergiche perché non perde pelo. È un cane molto protettivo che va d'accordo con i bambini. È intelligente, affettuoso e facile da addestrare. Deve essere pettinato ogni settimana e dovrai portarlo alla toilettatura con regolarità.
Il Basenji è l'ultimo cane della lista ed è un cane che praticamente non perde pelo e che abbaia pochissimo. Tuttavia non è facile addestrarlo. Vive bene in case grandi, preferibilmente con giardino, in modo che possa fare molto esercizio. Dovrà essere pettinato ogni settimana e bisogna prestare attenzione anche alla toilettatura in generale. Altre razze di cani ipoallergeniche. Anche se le precedenti sono le migliori razze per persone allergiche, il cane più indicato dipende dal grado e dal tipo di allergia che si ha. Per aiutarti a trovare il cane perfetto, di seguito ti elenchiamo altre razze di cani ipoallergenici: Bedlington Terrier, Bearded Collie, Cairn Terrier, Coton de Tulear, Cane Nudo Cinese, Dandy Dinmont Terrier, Fox Terrier, Kerry Blue Terrier, Cane Nudo Peruviano, Puli, Selyam Terrier, Irish Water Spaniel, Welsh Terrier, Scottish Terrier, West Island White Terrier o Westie. Se ti è piaciuto questo video metti like e commenta per farci sapere se hai uno di questi cani e raccontaci la tua esperienza. Iscriviti al canale per non perderti nessuna novità. Alla prossima!